un saluto a tutta la stimata community di Voce a Murdo Gaetano dal Castel dell'Ovo, da questo splendido mare di Mergellina a Napoli. Ho scelto questa location in esterna per parlarvi di un diver. Quale migliore location se non questa? Oggi parleremo di questo splendido diver Kamasu Orient New Version 2021. Orologio, uno dei migliori diver della sua fascia di prezzo, ma non voglio spoilerarvi nulla, attendete la recensione. Nel frattempo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, è molto importante, lasciatemi sempre un like, se non altro, se non per me, per l'orologio e per questo splendido panorama che vi sto facendo vedere. Lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo orologio e del video in generale. Iscrivetevi al mio profilo Instagram, dove troverete tante bellissime fotine di questo orologio e di tanti altri orologi, e iscrivetevi al mio canale Telegram Watch & Buy, dove troverete le migliori offerte degli orologi prese direttamente da me su Amazon, dal portale Amazon, e troverete anche lui in offerta, in ottima offerta. Mi preme ricordarvi inoltre la nuova fiera dell'orologeria campana che si terrà il 5 novembre sempre al Palazzo Cappuccini a Napoli, e tratterà prettamente di orologi vintage accompagnati da un buon calice di vino. La fiera si chiama Watches and Wine. Per informazioni rivolgetevi a me, a Mariano De Martino, mio grandissimo amico, nonché presidente di ADOC, Associazione dell'Orologeria Campana, che organizza questo evento. Saluto inoltre tutti i membri dell'associazione: Max Cervone, Gigi della Bottega dell'Orologiaio, la famiglia Hamilton. Un salutone a tutti, ma adesso non perdiamo altro tempo e vai con la recensione. Oh, ed eccoci qui finalmente a guardare un po' più da vicino questo splendido Orient Kamasu New Version 2021. Diciamo che questa non sarà una recensione completa, perché trovate già la recensione di quest'altro meraviglioso Orient Kamasu Classic, diciamo così, e i due orologi sono perfettamente simili, equiparabili, se non per qualche elemento che cambia, che è stato rivisitato un po' nel quadrante, nella ghiera, eccetera. Poi nel corso della recensione lo vedremo un po' più approfonditamente questi aspetti. Vi basti sapere che a livello di dimensioni siamo su dimensioni perfettamente portabili dalla maggior parte dei polsi. Abbiamo 40 mm di diametro cassa, abbiamo un 46,5 mm di lug to lug, quindi davvero estremamente portabile, 13 mm di spessore, che per un diver sono davvero tutto sommato ottimi, e 22 mm per quanto riguarda il passo del cinturino. Questo orologio, lo sapete già, è stato procacciato, diciamo così, durante la bellissima fiera dell'orologeria campana tenutasi un mese fa esattamente al Palazzo Cappuccini, e devo dire che volevo comunque un altro Kamasu da mettere in collezione. Questo mi ha colpito particolarmente per il suo dial stupendo, magnifico, un blu davvero incredibile, un blu soleil e degradé. Adesso lo andiamo a vedere un po' più da vicino, avviciniamoci con la cam. Parliamo un po' delle rifiniture, che sono come al solito ottime per quanto riguarda le lavorazioni. Abbiamo una satinatura laterale, abbiamo un'altra satinatura frontale, qui fatta abbastanza bene. Abbiamo questo splendido bisello lucido che attraversa tutta la parte superiore della cassa, qui comunque rende l'orologio più fine e più filante, più elegante. Abbiamo un dial veramente meraviglioso, già ve lo anticipavo prima. Abbiamo questi colori splendidi nel dial, l'introduzione di questa colorazione degradé che si scurisce più nei bordi, e che per un diver, secondo me,
ci stanno davvero alla perfezione, perché comunque, soprattutto in questa colorazione qui, mi ricorda molto le profondità marine. Andiamo a vedere un po' le differenze principali, scusatemi, per quanto riguarda la vecchia versione. Questa è la nuova versione introdotta nel 2021 da Orient, che differisce in maniera sostanziale dalla versione precedente, introdotta ormai un po' di tempo fa da Orient, dal Kamasu classico, soprattutto per la cosa più che balza all'occhio è la forma degli indici, che come vedete sono nettamente diversi. Qui abbiamo degli indici a bastoncino, qui abbiamo i classici, classicissimi pallettoni, dei diver, soprattutto giapponesi. Anche la colorazione degli indici è estremamente dissimile, perché in questo caso abbiamo degli indici un po' più chiari, qui abbiamo degli indici leggerissimamente ingialliti, quindi con un leggerissimo effetto vintage che mi piace, perché poi l'orologio comunque ha delle forme classiche, sì, ma comunque estremamente moderne, e quindi una colorazione fin troppo, come dire, vinteggiante, diciamo così, non mi avrebbe saltato. Per quanto riguarda le sfere, sono uguali, cioè abbiamo il freccione per le ore e questa sfera a gladio per i minuti. Abbiamo anche la stessa identica sfera dei secondi, quindi con questa piccola punta Harrow a freccetta. Abbiamo la stessa disposizione della data. Anche il triangolo Aure 12 cambia, mentre nella versione classica abbiamo questo triangolo appuntito, qui abbiamo invece il triangolo con la punta tronca. Per quanto riguarda le scritte, sono uguali, abbiamo la scritta Orient Automatic Aure 12, mentre Aure 6 troviamo la scritta Water Resistant 200 metri, 200 bar, 20 bar, diciamo così, Aure 6, anche utilizzando lo stesso identico font. Altre cose che cambiano in maniera sostanziale sono le grafiche della lunetta dell'inserto ghiera, che come vedete nella versione classic abbiamo una grafica con dei numeri un po' più cicciotti, più spessi, abbiamo la minuteria riportata sulla lunetta per tutta come dire, per tutto il corso della lunetta, mentre invece qui abbiamo dei numeri un pochino più meno spessi, un po' più eleganti, tra virgolette, diciamo così, mentre invece la minuteria è ripresa solamente nel primo quarto d'ora, ecco. Poi per il resto è liscia. Può non piacere o meno, a me sinceramente piacciono entrambe le versioni. Le differenze con la vecchia versione terminano qui, abbiamo comunque la stessa struttura, tecnicamente sono simili, abbiamo un vetro zaffiro molto bello antiriflesso, abbiamo la stessa identica corona che per me è il punto debole, diciamo il maggior punto debole degli Orient Kamasu, una coroncina molto molto piccola, davvero inadeguata rispetto all'orologio, magari esteticamente può risultare bello, perché comunque è filante, elegante, non troppo grande, però come dire, nell'uso quotidiano è un po' complicato andare ad utilizzarla, soprattutto per chi ha le mani un po' grandicelle. Per il resto la corona ha il classico loghetto inciso Orient. Abbiamo poi la ghiera, lo stesso identico meccanismo, molto scorrevole, molto fluido, ma comunque precisissimo, 120 scatti super precisi. Abbiamo la stessa identica luminescenza, davvero molto molto buona, forse non ai livelli di Seiko, ma ci si avvicina parecchio, una luminescenza ottima che non ha bisogno di essere sollecitata diciamo manualmente, intenzionalmente, ecco, da chi lo indossa, ma già possiamo vedere che quando si passa da una stanza più illuminata a una stanza meno illuminata, si attiva automaticamente, e questa è una cosa che mi piace particolarmente. Davvero, come luminescenza non ci si può assolutamente, assolutamente lamentare. Movimento, abbiamo lo stesso identico movimento per entrambi gli orologi, abbiamo il movimento classico che monta Orient di manifattura, quindi un movimento davvero molto preciso, molto robusto, un classico muletto che per questa tipologia di orologi è davvero azzeccatissimo.
Il fondello è ovviamente un fondello a vite, lo stesso identico del modello classico, quindi con questa grafica incisa al laser non proprio bellissima. Il bracciale è un altro elemento perfettamente identico alla versione classica, come potete vedere, hanno anche la stessa chiusura, la stessa tipologia di bracciale, Oyster. Abbiamo un classico bracciale a maglie piene, finali vuoti, ma comunque molto ben allineati alla cassa. Classica chiusura Orient cassettina con la super classica lamierino, con il super classico lamierino nel meccanismo, una chiusura abbastanza standard. Magari avrei preferito nella versione nuova, ecco, qualcosa di diverso, però non è stato così. L'unica cosa che voglio segnalarvi rispetto alla vecchia versione è che forse a percezione personale, ecco, hanno un po' irrobustito fortunatamente diciamo, la chiusura di sicurezza, e questa è una cosa buona. Per il resto abbiamo lo stesso identico bracciale. Molto bene ragazzi, e questo è l'orologio indossato. Come vedete ha una indossabilità estrema, davvero calza perfettamente. Il mio polso è un polso medio da 17 centimetri e mezzo più o meno, e devo essere sincero, è un diver che fa la sua porca figura, fa davvero una presenza perfetta al polso, mi piace tantissimo come veste. Come vedete le dimensioni sono ottime, davvero ottime, secondo me sono perfette per l'80% dei polsi degli appassionati. Come potete vedere anche i suoi riflessi sono spettacolari, davvero magnifici, alla luce del sole sono ancora più belli, e io su questi magnifici riflessi del Kamasu New Version 2021 direi di salutarci, girare la cam e ci vediamo di persona con lo splendido mare di Napoli per i saluti finali. Ciao ragazzi! Eccoci qui ragazzi, lo so, è stata una recensione molto breve, ma avevo già in passato parlato dell'Orient Kamasu. Questa nuova versione porta delle piccole modifiche estetiche, come abbiamo potuto vedere, però per il resto si tratta comunque dello stesso orologio di sempre, del Kamasu classico, e quindi parliamo di un grandissimo orologio che a me ha colpito tantissimo. Lo consiglio assolutamente a tutti, un orologio davvero incredibile per la sua fascia di prezzo, per quello che costa. Quindi credo di avervi detto tutto, io e la splendida Napoli vi salutiamo. Al prossimo video, ciao ragazzi, ciao a tutti.